Cari amici di EveryEye, ben ritrovati alla nostra rubrica Film del Mese, in cui vi raccontiamo il film più importante di maggio 2016. Ti ricordi di me? Tua madre si chiamava Sara e ricordo che ti riempivi le scarpe di giornali. Tra qualche recupero eccellente, come Wild Salomè, Il regno di Wuba o Al di là delle montagne, e nuove uscite di sicuro interesse, come Il traditore tipo o Era d'estate, abbiamo visto anche l'arrivo di molti titoli festivalieri, la maggior parte provenienti dal Festival di Cannes, come Where to Invade Next, Giulietta, La pazza gioia, Fiore, Pericle il nero e Money Monster. Non sono mancati poi grandi blockbuster, dal fantastico Alice attraverso lo specchio ai supereroistici X-Men, Apocalypse e Capitan America, Civil War. Ma quale fra questi sarà stato il film che più di tutti ha monopolizzato l'attenzione? Quello che merita quindi la corona di film del mese? È una cosa che il mondo adesso non può più tollerare. Ad aggiudicarsi la corona di film di maggio 2016 è Capitan America Civil War. L'epopea dei Vendicatori e di tutti gli eroi Marvel si reitera con questo nuovo film, una nuova appassionante avventura della compagine di supereroi, che li vede questa volta contrapposti in una battaglia non solo ideologica. Gli Avengers questa volta si chiedono cosa vuol dire essere eroi, dato che hanno salvato il mondo diverse volte, in gruppo, in coppia o in solitaria, ma ancora non hanno una vera risposta rispetto al loro ruolo all'interno della società. Le nuove imposizioni sul controllo dei supereroi spaccheranno le nostre fazioni, tra chi, dopo aver visto l'orrore, ritiene che sia indispensabile una linea guida, quindi Tony Stark, e chi invece teme che la burocrazia possa ostacolare la giustizia tempestiva, come Steve Rogers. Comincia dunque una vera e propria civil war, una guerra civile tra superesseri, in nome delle proprie convinzioni e a sostegno dei propri legami affettivi. L'infinita epopea degli Avengers si compone quindi di un nuovo fondamentale tassello, che distrugge un'altra volta lo status quo per presentarci nuovi personaggi e situazioni, in maniera appassionata e convincente. Un film che non apporta molto alla formula classica dei cinefumetti Marvel Studios, ma che sicuramente riesce ad intrattenere bene sia lo spettatore occasionale che i fan di vecchia data dei Vendicatori, e che per questo merita la corona di film del mese di maggio. Capitano, le persone hanno paura.